vecchio stadio di via Filadelfia a Torino e Taranto di fronte, serie B. Attaccano decisi granata e impegnano a fondo la difesa tarantina. Quella torinese blocca con calma manovra la scarna reazione pugliese. Ancora sotto il Torino che rende sempre più difficile la vita agli avversari. Incitato dai suoi tifosi il Torino passa, stanca Bonifaci, perde palla Malacari, Mazzero in sacca. Bloccata la reazione pugliese. Serenità dei tifosi granata nell'intervallo. Un biscotto a premio. La squadra marcia. Infatti in apertura di ripresa Ferrini insacca la seconda palla buona. Non basta. Si scatena Virgilio e mette la terza a segno. 3-0 per il Toro. Capardi, contropiede Tarantini, sempre controllati dai difensori. Lo scatenato Virgilio fa ora il suo gol capolavoro. 4-0 per il Torino. Contropiede pugliese, Soldan dice di no. In baldanzito il Torino attacca a fondo, regge male la difesa, ma il portiere salva di bravura. Ora i granata giocherellano, solo Virgili ha la grinta. Il Toro ha ripreso animo, attenti alle cornate. Sollevamento pesi a Varsavia, crollo di record mondiali. Ecco come si fa a battere un primato del genere. È in pedana Marian Siniesky. Nella sua categoria supera i 113 kg. Severo il controllo del peso. Tutto a posto. Con 425 kg l'americano olimpionico Tommy Cono, controllato dal trainer, si aggiudica un altro primato mondiale. Spettacolare il russo Pockfelder, 467 kg senza tradire lo sforzo. Non gli è inferiore l'ingegnere russo Vlasov. Li rivedremo alle Olimpiadi.